Bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B2 Square Gaming. Come al solito qui è il vostro Fra e in singolo vi porta nella campagna infame. Vi ricordo che la campagna principale, quella buona, è fatta da me e Gio, quindi andate sul canale e andate sulla playlist fatta apposta a prova di scemo e quindi non dovreste avere difficoltà. Bene, allora iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, droppate un like su Facebook dove ci potete scrivere in privato, mi raccomando non scriveteci su console, seguiteci su Twitter per Gioca con noi e altre news. Bene, allora dobbiamo affrontare il cattivone. Reggi prende il volo, sfigato. Eugene, grazie per l'aiuto, ho trovato il nascondiglio del conduit e sto per entrare. È una pessima idea. Quel conduit non ha neanche impiegato di combattere da solo. Che rischio c'è? No, davvero, non devi entrare. Ti chiamo quando ho finito. Ok, è tempo di imparare qualche nuovo trucco. Ok, quindi è qui che creano gli angeli. Permesso, c'è nessuno in casa? Dovevo assorbire del neon. Tanti giubbotti ma niente uomini. A cosa possono servirgli? Ah, un easter egg. Call MCGS cosa. Vi ricordo che Call è il protagonista del primo. Aio. Allora, un consiglio che do a parte. Come pensavo. La misera casca di sotto. No, non così di sotto. È lava. Mamma mia, tu e le battute idiote, cazzo, Delsi. Dai. Il consiglio che vi do io è mettervi qua dietro, perché lui non vi black. Non vi becca, non vi dovrebbe beccare e dovrebbe bastarvi per poter, oddio, poter appendervi. Ok, vediamo. Dai, fagli più danno. Minchia, come farsi... Cazzo, già risalito. Dai, veloce, che mi servono le bombazze. Scusate, è veramente impegnativo per uno come me sta parte. Oh cazzo. Dai, assorbi testa di cazzo prima che si formi. No. Devo smetterla. Ma porca la misera, ma che sfiga, cazzo! Dai, li salta fuori! Vabbè, ma questa è sfiga. Dai! Dai. Dunque il tutto consiste, naturalmente è più facile live commentary quando c'è Joe, perché di fatto, cioè, non dovete pensare troppo a parlare. Dai, che faccio un sacco di danni. Ok.
Adesso tutto questo sta crollando, natura. Minchia. Ne ho abbastanza della maledetta lava. Sì, però anche tu ci metti del tuo, bimbo minchia, che non sei altro. Dai! No, no! E allora sei un coglione, Fra. Cioè, c'è poco da fare, cazzo. Ti devi appendere, cazzo. Cosa non capisci del ti devi appendere? Niente, mi piace la lava, in verità è tutto uno scherzo. Voglio stare nella lava. E perché cerco di appendermi? Oh, porca puttana, ti appendi per favore? No! Vabbè, senti, eh. Proviamo ad appenderci qua, che forse ti è più facile. Ok, bella. Dai che ce la facciamo. Mamma mia, quanto sono lunghi però. Ecco, direi di scialacquarsi il più velocemente dalla minchia. E prima che si formi, magari si assorbe sto cacchio di frammento. Mi fa un favore. Eppure non mi sembra che sia così difficile da attaccarsi. Dai. 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 Ce l'ho fatta? E sono di nuovo in punizione. Ma credo francamente di no. Quello per cui sono venuto. Figurati, andrò vicino a quel televisore e zac. Evan. Mi sono stancato di te. Le due bambinaie alate non possono proteggerti per sempre. Rinvii l'inevitabile. Ti vuoi appendere? Fammi. Ecco, bravo coglione, bravo, bravo, complimenti. Era proprio questo che intendevo quando dicevo di appenderti. Qui non si vuole. C'ho ancora una bomba carta, però. Certo faccio meno danno così, però sperando di. Tra l'altro non ho il getto potente, quindi. Dai, coglione. Oh. Bene. Dai, 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 alza la testa, alza la testa. Dai. Dai, coglione. Dai, 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 dai. Bene. Bravo. Ok, adesso dovete distruggere tipo tutti gli angeli che gli volano intorno, ma potete farlo come sempre tranquillamente e comodamente seduti da casa. E tra l'altro questa non sarà l'ultima volta, purtroppo, mi secca dirlo, nel senso, non voglio spoilerarvi niente, ma è infinito sto mostro, è una cosa che veramente
Dai. Ok, cerca di arrivare qui. Dai, dammi un bel saltino, così mi piaci. Dai, stai giù, porco cavolo. No, devi stare giù. Cosa non capisci dello stare giù? Bene. Ah già, adesso dovete distruggere tutti i suoi angioletti, tranquilli. Scusate ragazzi, ma è difficilissimo sta parte per me. E fare tipo i gameplay da solo non aiuta. È l'ennesima volta che ve lo dico, direte: fra, ci hai spaccato un cabasisi. Ho capito. Li ho uccisi tutti? Sì, bene. Dai che forse ci siamo. Questo mi sa che è l'ultimo giro, Dai. No, testa di cazzo, no, non mi morire in questo momento. Ho fatto la cazzata. Perché? Dai. Dai. Ecco, morire così da stronzi forse direi di no. Dai. Che poi tra l'altro ci sono le sue ali che sono immortali, quindi di fatto... C'è ancora qualcuno che gli vola? Ok. Dai, tira su. C'è un'ultima, speriamo che basti. Un altro giro, ma che due palle. Dai, forza e coraggio. Penso e spero che sia l'ultimo giro, francamente. Certo, morire così è veramente da stronzi, eh. Però... conoscendo il soggetto, cioè me stesso, non mi stupirei, visto che prima mi sono allontanato dalla camionetta e mi ha detto: mi dispiace, game over, non ti dovevi... Oh, grazie a Dio. Che palle. Tra l'altro dovrebbe esserci la decisione del conduit se farlo bene, cattivo. A scuola non volevo dare nell'occhio. Volevo rimanere nell'ombra. Sparire. Ma i bulli mi trovavano comunque. Ti notano sempre. E l'unico rifugio in cui mi sentivo me stesso era Heaven's Hellfire. In quel gioco ero io a dettare legge. Io evocavo angeli per proteggere le vittime. E demoni per punire i bulli. Ma nel mondo reale... lì non dettavo un bel niente. All'inizio ho cercato di ignorarli. Fino a quel giorno. Il giorno in cui sono andati oltre. Quando venni il DUP, dissero che sarei andato in una nuova scuola, creata apposta per gente come me, diversa. Per 6 anni quella donna mi ha allacciato alle sue macchine.
Mi ha fatto invocare il loro aiuto solo per fermarli prima che mi salvassero. Poi l'incidente. Era la mia occasione per sparire davvero, una volta per tutte. Dove non mi avrebbero trovato o ferito. Ma quando li ho visti radunare altre persone diverse, sapevo cosa avessi in mente di fare e sapevo che avremmo dovuto fermarla. Il mio eroe! Cioè, questo qui si martoriava di seghe davanti a World of Warcraft. Ok, qui bisogna cambiare disco. Sembrava in pericolo e sono corso qui. Sì, tutto ok? Sì, sto bene, non ce l'avrei fatta senza di te. Ah, già, ce l'ho fatta. A proposito, non crederai mai a che cosa so fare ora. Non appena avrò capito io cosa so fare. L'importante è che hai fermato un sequestratore. Ehi, fratello, ma quale sequestratore? Casomai Salvatore. Sfigato. Ascoltami. Ha prelevato dei sospetti conduit dalla strada, sì, contro il loro volere. Si chiama sequestro. Ok, fermati un attimo. Primo, grazie per aver usato la parola conduit. In secondo luogo, perché fai lo stronzo? No. Come vuoi. A ognuno le proprie convenzioni. Ma sappiamo entrambi che sarebbe più sicuro se fosse in gabbia. Ma naturalmente corrompilo. Guardate, c'è anche la faccia da cattivo. Guardate che faccia. Senti, dammi un secondo. Ti posso parlare? È pure rosso in faccia. Non eri quello che seguiva le leggi e non incarcerava nessuno senza processo? Ehi, normalmente è quello che faccio. Beh, è facile buttare i buoni propositi nel cesso quando fa comodo, vero? Mettiti una parrucca rossa, il trench e fatti chiamare Augustin. Me ne ricorderò ad Halloween. Bene, adesso Game Boy e io ci facciamo una bella... Ma quale? Conduit a conduit. Ingresso vietato ai normali. Come vuoi. Fin qui è uguale. Non ho bisogno. Sono qui fuori. Ok. Oh, e grazie dell'aiuto. Non ce l'avrei fatta senza di te. Ah, già, ce l'ho fatta. Lo so, non faceva ridere già prima volta. Allora, Eugene, fratellino, che dici? Io e te, due conduit, andiamo in città, tu mi insegni le tue diavolerie video, io a rimorchiare le ragazze e diamo il nostro potere al popolo. Beh, non mi spiacerebbe scovare i russi che hanno prelevato i sospetti conduit e per una volta far sputare a loro il sangue. Wow, sai come far festa. Siamo d'accordo, ok? Okay. E allora andiamo e insegniamo loro ad accettarci. Dolenti o molto dolenti. Va bene ragazzi, allora ce l'abbiamo fatta. Ora proviamo il nuovo arsenale. Che bell'inizio. Vediamo se riusciamo qua a usare subito i nostri poteri, però non ne sono assolutamente sicuro. Ok, fratellino, ti ho inviato un altro nucleo. Reggi, mi serve aiuto. Io ho perso tutti i poteri. Quelli vecchi sono andati e con Eugene è stato un fiasco. Che cosa? Resta dove sei, arrivo subito. No, siamo in campo aperto. Secondo il GPS c'è un vicolo a pochi isolati. Sì, ok, ci vediamo lì. Ok, allora in verità questo video sarà leggermente più lungo rispetto ai soliti, però lo sapete, sono da solo, quindi è il paradiso delle eccezioni, quindi cerchiamo di acquisire nuovi poteri in modo che io da buona ape operaia riesca tipo successivamente ad andare avanti, a liberare, ad assorbire le ultime, gli ultimi frammenti in modo da potenziarci e da permettermi di lavorare per voi. Come al solito, a me sembra tutto uguale, mi sembra un pochettino più cattivo in questa parte del gioco, però insomma, a posto, insomma, cerchiamo di prendere i nostri poteri. Meno male che sei qui, Reggie. Mi serve aiuto. Un secondo. Hai detto che hai perso tutti i poteri. Sì, ho perso tutti i poteri. Ho perso il fumo, ho perso il neon, il video, non l'ho nemmeno preso. Splendido.
È una notizia grandiosa! Una notizia grandiosa? Ho mille DOP che vogliono farmi la pelle e io non ho niente per fermarli! Pensa, cercavamo una cura per il tuo problema ed eccola qua! Tutta quella roba da bioterrorista è sparita! Delsin, possiamo tornare a casa? Tornare a casa? Ascolta, hai fatto del tuo meglio, ok? La tribù lo sa, io lo so. È già un miracolo che tu sia ancora vivo! Per favore, non possiamo mollare tutto finché siamo in tempo. Dimmi la verità. Se tu fossi me, torneresti a casa e basta? Assolutamente. Se fossi te... No, ok, aspetta. Non mi importa se dovrò lanciare le pietre. Io affronterò Augustin. Ma dato che vorrei evitare uno scenario alla Davide e Golia, ho davvero bisogno di te. Ok, va bene, a quanto pare hai già preso una decisione, quindi a cosa ti servo? Beh, se ho qualche possibilità di riavere indietro i miei poteri, sarà con uno dei nuclei trasmettitori. Ma certo. Ma? Cazzo, Reggie, non posso rompere quel coso senza poteri, ok? Quindi, in realtà non mi servi tu, ma mi serve la tua pistola. No. No, 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 non ti darò la pistola. Questione chiusa. Devi... Da dove l'ha tirata fuori? Non ho capito. Ma forse posso prestarti un paio di proiettili. Dai. Grazie, no. Fratello. Ok. Mi pentirò della domanda, ma novità? Forse ti conviene stare indietro. Posso diventare invisibile. Puoi ammazzarmi. Ah, fortuna che mi sono allontanato. Beh, forse il prossimo avrà, che so, proiettili o una specie di supermazzata. Ti chiamo e ti dico. Ah, no, io vengo con te. No, 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 col cavolo, ci penso io. Senti. A meno che tu non voglia aprire il nucleo con l'invisibilità, hai ancora bisogno di me. E poi non sai neanche dove si trova. Dai, allora veloce, testa di cacchio, dai. Se proprio dovevi restare con un potere solo, l'invisibilità non è male. Esatto. Per cosa? Per il porno? Per sfiare... La pubertà? Ok. Super cesso. Stavolta cosa posso fare? La spada. Allora, però già quei pochi poteri che ho, direi di potenziarli. Dove siamo? Ok, video. Assorbi video. Questi sono sempre un must. Demoni gemelli. Qui forse è più potente. È fatta! Il prossimo trasmettitore dov'è? Ehi, ti ricordi di me? Sono quello che sa dov'è il prossimo trasmettitore. Scusa, ti metto in attesa. Eugene, sono Delsin. Senti, i tuoi amici avranno fatto un minimo di ricognizione aerea nei dintorni, no? Sì. Devi aiutarmi a trovare una cosa. Sai quelle casse luminose che il DUP ha disseminato per la città? Certo, aspetta. Ce n'è una non lontano da te. Splendido. Non lontano da me. Bel gruppetto di aculani scalmanati. Che ne dici? Io ho la mia nuova super spada. Potremmo sistemarli per le feste. Quella spada è una figata, eh? Ma non è una spada a questo giro. Vabbè. Eccoci qua, guys. Muori! Ok, mi devo liberare degli aculani prima. Che poi sono comunisti, sono quelli che con la faccia e il martello negli altri giri. Dai, forza e coraggio. Visto che sono qui, posso assorbirlo. Sì. Dai, che manca poco. Adesso cos'ho? Ti prego, quello per spostarmi velocemente, perché sennò non usciamo più, eh. Infatti, bravo lui. Quindi direi
Direi di darci... Posso già farlo? Minchia. Empia Trinità. Incremento segnale. Slancio video doppio. Onde eterea. Cosa fa questo? Un volo? Sì, ok. Dai, a posto. Volevo chiedere, la ragazza, quella sull'autobus, sta bene? Oh, me la sono pigiata, più bene di così. Senti, lei è superiore ai tuoi standard. È come paragonare la merda con la Nutella, non so se mi spiego. Oh, il tizio, quello che ha causato l'incidente, se l'è cavata. Hank, Agostin l'ha preso. E l'ha ucciso. Davvero? Wow. Perché sento il rumore di un elicottero? L'autobus parlava solo di quanto volesse andare a casa da sua bambina. Non preoccuparti. Mi serviva una squadriglia di alleati volanti. Vediamo, posso... Allora, questo sarà sicuramente la bombazza. Dai, la bombazza! Dai, dammi le bombe, dammi le bombe. E bombe siano, ti prego. Grandissimo, bombe. Queste qui sono telecomandate, quindi queste sono anche powerful. Però dovrebbero essere rosse, no? Qualcosa mi dice che... Allora, direi di potenziarci. Praticamente sto usando tutto. Però è già tutto potenziato, quindi direi che è buono. Quindi mi devo potenziare, devo raccogliere ancora. Ora viene il bello. Infatti sono rosse. Ah, ma non posso ancora... Non posso ancora tirare... Ah no, in verità ne mancano ancora altri due, mi sa. Eh sì, perché mancano... Il fuoco normale. Puoi sembrarti un ingrato, ma la prossima volta potresti mandare demoni meno vigliacchi. Pensavo ti servissero solo delle sentinelle. Senti, non puoi pararmi, mezzo culo. Noi Conduit dobbiamo difenderci l'un l'altro. La prossima volta, promesso. Ne ho trovato un altro. Ok, non è lontano, grazie. Oh, bella lì. Questo che cos'è? Dovrebbero essere tipo il fuoco. Speriamo di avere abbastanza poteri per potenziarlo tutto. Immediately, vediamo. Sì, dai, a posto. Dai, fammi potenziare che il video è veramente troppo lungo. Dove cavolo è? Perfetto. Allora, qui è un frammento. A posto. Dove essere potente. Bello potente. Preferisco quello blu, devo... Sì, così, già arresi. Yuhu, è tutto, ma porto brutte notizie. Ho localizzato un altro nucleo. Perché brutte notizie? C'è una squadra del DUP in zona. Ma perché si sono già arresi? Perché rischiare se non sappiamo neanche cosa otterrai? Non farmi le solite paranoie alla Eugene, ok? Se usiamo il cervello, non c'è niente che due stalloni Conduit e un esercito di angeli e demoni non possano fare. Sullo stallone non saprei, ma... Ti chiamo appena arrivo là. Poi è bello che questi... Provo ad aggirarli senza farmi notare. Yahoo! Andiamo, Eugene, puoi fare di meglio, caro il mio stallone Conduit. Ok, gente, vinciamone una per il giocatore! Minchia, questo veramente è un potere supremo. Obiettivamente è molto, molto più potente rispetto a quello da buono, questo qui. Oh, fatto fuori. E qui c'è il nostro bel DUP. Direi che siamo a posto. Abbiamo le bombe, abbiamo tutto. Quindi adesso vi godete l'ultimo, diciamo. Ti sia valsa la pena, perché quello che hai trovato ti servirà. Beh, direi di sì. Che tra l'altro nell'altro vengono gli angeli, qui dovrebbero venire i demoni.
all'interno è Delsin! Accidenti, Eugene, non mi dicevi niente! Io avrei una proposta. Il paradiso, l'inferno, Delsin e Eugene. No, 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 se vuoi la prima pagina, vieni qua fuori e ti sporchi le mani. Non lo so, io non sono bravo con la gente. Questo è... Ma ancora c'è qualcuno che spara? Non devi cavartela bene con... Ma questi stronzi da dove sono saltati fuori? Già, io mi trovo meglio con i poteri. Ed è fantastico sentire i tempisti che urlano. Così mi piaci. Fammi sapere quando vuoi uscire in città, in un lampo sarò al tuo dominio. Va bene ragazzi, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Abbiamo fatto il culo a una banda di aculani. Ehi, primo è un sollievo sentire che sei ancora vivo. E secondo... Sto entrando in galleria! Dovrò smettere di farlo. Appena smetterà di essere divertente. Bene ragazzi, come al solito è stata veramente troppo lunga, vi chiedo perdono per questo video un po' lunghino, ma non mi resta che darvi appuntamento alla prossima, mi raccomando giù coi like perché questo è insomma la serie non principale, quindi adesso lui ci dirà che dobbiamo aiutarlo e fa parte delle missioni cattive, quindi lo vedete al prossimo video, bella ragazzi, bella di padella, bella alla prossima e guardate la mossa di Kung Fu, bella!